Vangelo secondo Marco. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte dove si trasfigurò davanti a loro. Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». In realtà, egli non sapeva quel che diceva, poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e dalla nuvola si sentì una voce: «Questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo». Ed essi, tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù, che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, fino a quando il Figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro che cosa significasse quel risorgere dai morti.